The next day. Ora siamo arrivati al giardino delle orchidee. Ci hanno subito dotato di una spilla di orchidee. Molto carine, molto gentili. Queste sono orchidee vere, le foglie, i fiori quando muoiono non vengono buttati via e vengono riutilizzati per fare gioielli, vengono messi nella resina e poi venduti. Stessa procedura diceva che viene effettuata con le farfalle, cioè quando una farfalla muore la ricoprono di resina e poi la lavorano per farla diventare un ciondolo, una spilla come questa. Ora stiamo visitando una fabbrica di ombrelli artigianali. In questa fabbrica viene lavorata la carta di riso con la quale vengono prodotti ombrelli, ventagli, album. Ed è davvero interessante vedere come ancora tutta questa produzione venga fatta esclusivamente manualmente. Di farmi fare un disegno in acrilico sullo zaino, dove qui sono particolarmente bravi e anche economici. Thank you very much. Ci hanno portato a visitare una fabbrica di seta dove potremo vedere come viene prodotta la seta, quindi dal banco di seta che poi diventa un bozzolo e viene lavorato questo bozzolo fino a creare il tessuto. Siamo ad una tipica cena a Cantocche, dove mangeremo cose tipiche e vedremo anche i valli. Cena? Cantocche. Cantocche. Can vuol dire la ciotola, okay. Ciotola, can, to vuol dire tavolo, quando si chiama to, canto, la cena tipica a nord che arriva tutti insieme, sì. Su tavola bassa, solo qua non ci sono più tavola bassa, perché i turisti come voi è difficile da sedere come sediamo, e così bisogna adattare un pochino.
faccio più alzarmi alle 6 di mattina. Ecco qua, queste sono le larve del bambù, croccanti. Queste erbette che vedete servono per togliere l'umidità e mantenerle appunto croccanti.